Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi mi vedete con un look un po' diverso perché ho iniziato a provare dei prodotti nuovi, sia che ho acquistato io, sia che mi hanno mandato le aziende. Comunque, oggi vi parlo dei prodotti finiti del mese. In realtà sarà un video molto molto veloce perché io ogni volta vengo fregata da febbraio perché non mi rendo conto che il mese sta praticamente finendo. Cioè, arrivo al 20 e dico, vabbè, ci sono ancora 10 giorni. No, mi dimentico sempre che febbraio è il mese più corto dell'anno. E quindi ogni volta mi devo sbrigare per girare il video dei prodotti finiti. Quindi, ho terminato questo detergente per il viso di Alverde. Il nome è impronunciabile, quindi vi dico semplicemente che è un gel detergente viso per pelli miste alle alghe. Mi è piaciuto tantissimo, ma sono felice di averlo terminato perché, come vi ho già detto nel video precedente, la mia pelle si è trasformata, è diventata una pelle secca. Quindi già gli ultimi utilizzi di questo prodotto, diciamo che per me erano un po' difficili, però quando avevo la pelle mista mi piaceva da morire. È un ottimo gel perché comunque va a creare una buona schiuma, lo utilizzavo anche con i Clarisoni, quindi è ottimo anche con i dispositivi per la pulizia del viso. La profumazione a me piaceva perché era molto fresca, cioè più che di alghe sapeva tipo di cetriolo, la buccia dell'anguria, comunque quelle profumazioni abbastanza fresche. Non lo utilizzavo per struccarmi perché comunque qua me lo sono fatta tradurre dal bulgaro da Teddy e mi ha detto che comunque andava bene anche per struccare. No, perché comunque nella zona degli occhi, che è la parte più sensibile, comunque magari può tirare appunto avendo questo effetto purificante. La pelle, una volta utilizzato questo prodotto, rimaneva ben detersa e purificata. Quindi veramente ottimo. Purtroppo, essendo un prodotto Alverde, lo trovate solo presso IDM, ma recentemente ha aperto uno store a Milano, che penso sia l'unico in Italia. Poi, classici rissetti struccanti, questi lì non mi sono piaciuti granché, questi invece, se capitate da Lidl, acquistateli perché sono ottimi, sono orlati, non perdono pelucchi e sono anche abbastanza spessi, veramente fantastici. Poi, ennesima scatolina dei miei cerottini per punti neri preferiti in assoluto. 2 giorni fa ho fatto un altro ordine su Machilalia e ovviamente ho fatto scorta di questi, ne ho presi altri 3 pacchi perché mi sa che tipo ne ho solo 2, quindi di questi non posso mai restare senza. Sono quelli che per ora mi danno più soddisfazioni perché tirano veramente fuori tutto. Questo lo butto, ragazze, perché comunque ce l'ho da un po' di tempo. Mi ero dimenticata in realtà di averlo, perché questo l'avevo dimenticato dentro la borsa del mare. Sì, un'asinella. Quindi era un siero anti-age con protezione 50. Comunque lo butto, ma è pressoché finito, ce n'è ben poco. Perché l'ho dimenticato nella borsa del mare? Perché ho questo. Lo applicavo anche al mare perché comunque ha un SPF 50 con protezione per raggi UVA e UVB e in più water resistant, quindi diciamo che alternavo sì la protezione 50, ma ogni tanto mettevo comunque il siero per andare comunque a idratare più la pelle. A me la linea dei solari di Bottega Verde piace veramente tantissimo, peccato che questa avesse un costo tipo di 18-20 euro, quindi diciamo che come siero viso era un po' caruccio, ma magari lo trovate anche in promozione. Poi ho terminato questo mascara che è Step by Step di Wycon. Questo resta comunque forse il mio mascara preferito in assoluto a livello di volume. L'effetto drammatico che mi dà questo mascara per ora non l'ho trovato con nessun altro. C'è da dire che però tende ad appesantire un po' le ciglia perché appunto dà un volume veramente estremo. Qui se state cercando un mascara così leggero da giorno, questo non guardatelo neanche. Però se invece come me vi piacciono comunque quei mascara power, proprio che vi danno quel volume, effetto ciglia finte, questo assolutamente. Essendo il best seller comunque dei mascara di Wycon, non viene messo spessissimo in promozione e quando questo accade lo trovate a 5,90 euro, quindi io questo ve lo consiglio. Un altro mascara che ho terminato è questo di L'Oreal, Paradise Hexaric. Questo mi è piaciuto veramente da morire. Vi ho girato anche già il video di questo perché comunque è il dupe del Better Than Sex di Too Faced. Sia come packaging, i colori, la formula, lo scovolino che comunque è così, sono veramente identici. L'effetto non è proprio uguale. Ho notato che dona leggermente meno volume rispetto al Better Than Sex, però ha un grandissimo pro, ossia che non faceva il fallout, perché comunque io quando uso il mascara di Too Faced a fine serata purtroppo qualcosina la trovo, con questo assolutamente niente. C'è da dire che comunque non mi è durato tantissimi mesi, mi aspettavo che mi durasse di più, ma questo se non sbaglio ha molta meno quantità di prodotto, infatti contiene 6,4 ml di prodotto e si è seccato abbastanza velocemente. Cioè io il video ve l'ho girato forse 3-4 mesi fa. Ed è un mascara che purtroppo si è già seccato, ho più difficoltà a utilizzarlo adesso sulle ciglia.
però veramente fantastico. Poi ho terminato una dolcilabbra di Alchemilla, stavolta ho terminato melone. Questo mi è stato regalato da Simone, io questo non l'avevo comprato al melone perché chissà come mai, io comunque con tutto ciò che viene aromatizzato al melone vado un po' con i piedi di piombo, perché a volte rendono questa profumazione molto stucchevole, invece Alchemilla l'ha resa molto molto gradevole, ricorda comunque la profumazione del gelato al melone, è davvero ottimo. Poi vabbè, la formula è la stessa, quindi iperidratante, non va a creare patina, non crea strato sulle labbra, però veramente io non posso restare senza gli addolcilabbra. Quindi se state cercando comunque un balsamo labbra idratante, nutriente, che vi ricordi un po' l'estate, assolutamente melone. Pensavo di averne terminate di più, in realtà ho terminato solo due maschere. Una è una maschera labbra, questa è della marca Pilate, che trovate su AliExpress. Perché l'ho utilizzata? Penso si senta ancora, sono appena uscita dall'ennesima influenza. E praticamente tutta questa zona mi si è andata a screpolare tantissimo. Qua vabbè, per il freddo l'avete visto, proprio la pelle che si è spappolata. Che immagini fantastiche. Comunque tutta questa zona qua, furia comunque di soffiarlo con fazzoletti, con le veline che comunque restano anche un po' più sottili, però comunque si è screpolata molto. Quindi ho utilizzato la maschera labbra invece di utilizzarla proprio qua, siccome è veramente grande, cioè questa più o meno è la forma che voi avete, l'ho utilizzata un po' più in alto, proprio per andare a coprire tutta la zona baffo che era veramente screpolata. Diciamo che non ha chissà quale potere nutriente, però è un buon aiuto comunque per l'idratazione. E infine ho terminato, vediamo se... ok, non perde liquido. Ho terminato questa maschera di Primark e questa è una Plumping Mask, ed è una maschera rimpolpante con vitamina E. Io vedendola così pensavo che fosse la rosa, invece è la vitamina E. Ho acquistato due maschere, una era quella verde all'avocado che mi è piaciuta veramente tanto. Questa in realtà ha deluso molto le mie aspettative, perché diciamo che come livello di idratazione è praticamente uguale all'altra, cioè non ho trovato grandi differenze, solo che questa doveva essere nutriente, quindi io l'ho utilizzata proprio quando la mia pelle aveva bisogno di un'idratazione profonda, di un bel nutrimento, e così non è stato. Anche questa maschera dà quell'effetto freddo, quindi è un effetto tipo ghiaccio, cioè che dà... Avete presente? Io non so mai come spiegarvelo. Avete presente quando magari toccate il ghiaccio con qualcosa di molto molto freddo, che avete quella sensazione di bruciore, che sembra strano, però comunque anche il ghiaccio può bruciare. L'effetto sulla pelle è quello. Cioè, sul momento sentite molto freddo, però dopo un po' inizia quasi a bruciacchiare. Nulla di trascendentale, però preferisco dirvelo. Quindi diciamo, se state cercando una maschera che va così a idratarvi la pelle senza nessuna aspettativa, va più che bene. Se invece state cercando qualcosa di un po' più nutriente, rimpolpante, perché l'effetto rimpolpante non c'è, vi consiglio di optare per altre maschere. Comunque sia questa maschera che quella verde all'avocado ve lo recensite e trovate giù nell'info box il link diretto per il blog. Bene, è stato rapido e indolore. Ragazzi, questi erano tutti i prodotti che io ho terminato a febbraio. Fatemi sapere come sempre quali sono i prodotti che voi avete terminato o se conoscete qualcuno dei prodotti che vi ho appena mostrato. Spero comunque di avervi tenuto un po' di compagnia in queste giornate davvero freddissime. Io vi saluto e vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.